Cari amici basculanti, benvenuti a questa nuova puntata di Yanez su Butos Life. È una puntata che chiude un periodo un po' particolare per chi vi sta parlando e proprio per questo voglio iniziare subito ringraziando tutta la redazione, tutti i redattori per l'affetto e la vicinanza che mi hanno dimostrato, ma non solo, anche per tutto il lavoro che hanno svolto in questo periodo con la consueta passione e lo spirito di squadra. Soprattutto voglio ringraziare Filippo Becattini, Gafash, per essersi immolato alla causa e aver accettato di sostituirmi la puntata precedente in studio, tra l'altro con la consueta bravura e leggerezza, riscuotendo veramente un grande successo, e quindi non è detto che ripeteremo, anzi senz'altro ripeteremo l'esperimento. Dunque veniamo a questa puntata che chiude la seconda stagione prima delle ferie estive. Riprenderemo infatti il programma alla fine di settembre, anche se non staremo completamente con le mani in mano, in quanto ad agosto vedremo di regalarvi qualche chicca, qualche cosa che ci auguriamo vi possa piacere. Pertanto, se non volete perdervi qualche estemporanea novità del nostro programma, vi suggerisco, se non l'avete già fatto, di mettere dei like sulla pagina Facebook, sul canale di YouTube, dove dovrete attivare, se vorrete naturalmente, anche la campanella per essere avvisati di quando andremo dal vivo, che non è una cosa da escludere, e anche sulla pagina Instagram, in modo da essere sempre avvisati su eventuali sorprese che vi faremo durante l'estate. Settembre inoltre ricominceremo con delle novità. Innanzitutto ci sarà l'esordio di un nuovo programma, oltre a Yanez, che rimarrà naturalmente, ma un nuovo programma con scadenza mensile. Non vi posso dire molto di più, vi posso dire che sarà in uno studio diverso, che sarà dal vivo, che sarà serale e che ci saranno ospiti. E qui mi fermo. Inoltre, come avrete già notato, abbiamo iniziato a produrre un altro programma, Versus, che tratta di partite. Bene, anche questo da settembre cambierà, nel senso che sostanzialmente contiamo anche qui di avere in un altro studio degli ospiti qui con noi per commentare insieme le partite che di volta in volta cercheremo di farvi vedere. Adesso comunque iniziamo veramente la puntata e voliamo subito oltre manica dal nostro Sir John, che ci aspetta con un ospite davvero molto prestigioso. A te Gianluca. My dear friends, da Londra il vostro corrispondente Sir John, che vi spalanca le porte del mondo del subbuteo inglese. Se vi piace London Calling, se vi piace Yanez Subbuteo Life, per favore mettete un like, ma soprattutto registratevi al canale Yanez Subbuteo Life per avere tutti gli aggiornamenti e gli annunci delle nuove puntate e trasmissioni. Questa volta siamo qui a parlarvi di uno dei più grossi protagonisti della storia recente del subbuteo in Inghilterra. Quando aveva 15 anni, vinse il campionato inglese e si qualificò per la World Cup in Grecia. La Waddington Games, che allora produceva il subbuteo, vide bene di assicurare la sua mano destra per 160.000 sterline, che col denaro di oggi sarebbe l'equivalente di 500.000 di sterline odierne. 50.000 pounds! Stiamo parlando di Justin Finch. This is Justin Finch, he's the English table football champion on air. Apparso così tante volte sui media mondiali a parlare del subbuteo, tornato alla grande passione nel 2008 per poi diventare, a marzo scorso, il nuovo chairman della EASA, l'associazione inglese del subbuteo.
Justin Finch. Justin, sei stato recentemente eletto chairman della ESA, l'Associazione Inglese del Subbuteo. Qual è la tua vision per il subbuteo in Inghilterra? So what is my vision for Subbuteo in England? Well, the biggest thing I can say is that we want to bring all the formats of the game together. So we want to have enthusiasts. La mia vision per il futuro del subbuteo. La cosa più importante che posso dire è che noi vogliamo mettere insieme tutti i formati del gioco, dagli appassionati ai collezionisti, dai giocatori agli organizzatori, promuovere il gioco in tutti i suoi aspetti in Inghilterra. Noi crediamo che questa sia la strategia migliore per avere più iscritti e assicurare un futuro al gioco. Come dirigenza siamo uniti in questa strategia. È un momento entusiasmante per il gioco. As chairman, I think it's really important that we lead by example, but we've got a very strong board working together that are delivering this vision, and we're all on the same page with it. So it's an exciting period of time for the game. Justin, perché ami il subbuteo? So why do I love the game as subbuteo? I suppose. Growing up as a young kid in England, Subbuteo was one of the best Christmas presents I've ever had, and I've loved. Perché amo il Subbuteo? Da bambino in Inghilterra il Subbuteo era uno dei più bei regali di Natale. Vinsi poi il campionato inglese a 15 anni. Mi qualificai per la Coppa del Mondo in Grecia. Giocai contro l'italiano Mario Baglietto. Pareggiai il primo tempo, persi poi la partita e lui finì per vincere il torneo, la World Cup. Ricordi fantastici, ma è soprattutto l'aspetto sociale che conta per me oggi. Ho incontrato così tante persone in gamba negli anni, provenienti da tutto il mondo. For me personally, that's what really drives me in terms of attending events and meeting friends, and those friends all over the world. And you know, I know for a fact that wherever I play, there'll always be somebody there who I can talk to and have a good social time with, and that's a really a great thing, and something that I always look forward to. Con l'allentarsi delle restrizioni Covid, abbiamo assistito al ritorno dei giocatori ai clubs, all'attività di club. Può parlarci dello sviluppo delle attività di club in Inghilterra in questo momento? Well, the club scene in England is actually, you know, reasonably strong. It's not as big as what you see in Italy. We do have a lot of clubs though scattered around the country, I mean the northeast and northwest. La situazione dei club in Inghilterra è piuttosto florida, anche se non tanto quanto in Italia. Comunque abbiamo parecchi club sparsi nelle varie aree dell'Inghilterra e anche del Regno Unito. Quando le restrizioni Covid sono diminuite, la gente è tornata a giocare nei club. La pandemia ha portato le persone a favorire iniziative locali e questo è un bene per lo sviluppo dei club. Vogliamo vedere un ritorno alla normalità che speriamo accada nel corso del resto dell'anno. You know, over the course of the rest of the year. Justin, per diventare un socio dell'Associazione Inglese Subbuteo, bisogna essere britannici? Bisogna essere residenti in Inghilterra? So, do you have to be English to be a member of the ESA website? Well, actually no. I mean, one of the great things about the English Subbuteo Association website is that we have members from all over the world. So one of the Quindi devi essere inglese per essere un socio dell'ESA. No. Una delle belle cose del sito internet dell'Associazione Inglese Subbuteo è che abbiamo soci da tutto il mondo. Pubblichiamo profili di giocatori, soci che sono australiani, spagnoli, americani. Come socio puoi usare il software per i tornei che produce calendari per eventi, sia eliminazione diretta che a gironi.
Questa funzione è accessibile a tutti i soci paganti. Non devi essere inglese. Puoi essere, per esempio, della Tasmania e usufruire di tutti i benefit dei soci. The Swiss system as well. The Swiss system works really well. So really a great feature and a real benefit to being a member, and that is a feature that's available to all paid members of the ESA. So yep, you do not have to be English. You can be Tasmanian and you can benefit from all the great features within our website. Grazie Justin. Come vedi il futuro del subbuteo in Inghilterra? Yes, we are recruiting for young players in England at the moment, and it's a big challenge because you've got the likes of FIFA and Pro Evolution Soccer, computer games, which obviously are a lot easier to access to play online. But one of the great things about our game is that, you know, if you look at it from a competitive level. Sì, stiamo reclutando giovanissimi subbuteisti per rappresentare l'Inghilterra a livello giovanile internazionale. È una sfida perché molti giovanissimi giocano ai videogiochi, ma giocare a subbuteo secondo me è molto più socialmente gratificante che videogames. Far more engaging from a personal level, and that social interaction is very important for you know, for society more than anything. Justin, se tu potessi fare una cosa per lo sviluppo del subbuteo, cosa faresti? Okay, good question. If I could do one thing for subbuteo, what would I do? Ah, questa è una bella domanda. Se potessi fare una cosa per il subbuteo, cosa farei? Io vorrei un club di subbuteo presso ogni club di calcio nel Regno Unito. Ogni football club avrebbe il suo subbuteo club in parallelo. Ci sono club che hanno già risposto positivamente, per esempio i Wolverhampton Wanderers e Milton Keynes. Questa è una fantastica strategia per lo sviluppo del gioco. Immagina adulti e ragazzini giocare a subbuteo e rappresentare la loro squadra del cuore. Vorrei vedere questo in Inghilterra e naturalmente in tutto il mondo. Ringraziamo Justin Finch, presidente dell'Associazione Inglese Subbuteo, e soprattutto ringraziamo tutti voi che ci seguite così con affetto e grande interesse ogni mese. E vi diciamo grazie per il vostro entusiasmo, per il vostro incoraggiamento e many happy flicks da Sir John. Alla prossima! Torna il grande Edoardo Bellotto con una nuova puntata del Volo del Falco, che vogliamo sia di buon auspicio per la riapertura dei club e il ritorno dell'attività finalmente sul panno verde. A te, Edo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Nell'ultima puntata vi ho raccontato di un bellissimo torneo che sono andato a fare a Moneglia, un torneo di subbuteo come una volta, organizzato da un gruppo di ragazzi veramente fantastici, i Cavalieri di Moneglia. Mi fa piacere quindi passare la parola a Stefano Maestri, che è uno dei rappresentanti di questo fantastico club, che vi racconterà un po' la sua storia. Buona visione, a presto. Ciao a tutti, sono Stefano, per gli amici bascolanti il Bradipo. Oggi voglio raccontarvi una storia di passioni, di amicizia e di grandi valori. Qui vedete Cavalieri di San Giorgio Moneglia, e la nostra storia inizia negli anni 80, negli anni della nostra adolescenza, dove il subbuteo era il nostro divertimento principale. Così, dopo tante partite, tornei tra amici, sull'onda di questa grande passione, decidiamo di fondare nel 1990 il nostro club. E alcuni di noi parteciparono anche ad alcuni grandi tornei a Genova, allora che era la vera patria del subbuteo.
poi per il sopraggiungere i nuovi interessi dovuti al fatto che stavamo lentamente ma inesorabilmente crescendo, ci dimenticavamo un po' del subuteo. Il nostro club dovette sospendere temporaneamente l'attività. Poi, all'alba dei 50 anni, nel 2014, un po' per caso, un po' per magia, abbiamo riscoperto il subuteo. È rinata la passione per il gioco più bello del mondo, che ci dà oggi le stesse emozioni di allora e ci fa tornare bambini. Così, dopo le prime partite con gli stessi amici di allora, il sottoscritto, Roberto Renaldini, Vigo, Guitre e Team Cup, decidemmo di aderire allo SC Chiavari per giocare le nostre prime partite ufficiali. E conoscemmo tantissimi amici sia al club sia nei tornei in giro per l'Italia. Però la voglia di portare in giro il nostro nome, i nostri colori, il nome del nostro paese e i nostri valori era tantissima. Così a fine 2015 ci staccammo da Club di Chiavari per far rinascere i Cavalieri di San Giorgio. Parlavo prima di valori, che per noi sono fondamentali e distinguono un po' il nostro club. Valori come l'amicizia, come l'appartenenza al nostro paese, anche se alcuni di noi ormai non ci abitano più, l'accoglienza, la condivisione, la solidarietà con i tanti tornei organizzati in beneficenza e la passione per il subbuteo, al di là del risultato. Come dice il nostro motto, ludere causa ludendi, che vuol dire giocare per il piacere di giocare. Grazie a questi valori in questi anni abbiamo fatto tanta strada, abbiamo organizzato tanti eventi, sempre apprezzati dagli amici di Panno Verde, che per noi importanti, come il torneo da Cruce, che tutti gli anni si gioca nei saloni dei chiostri di San Giorgio a Moneglia, da qui il nostro nome, che per noi è importante perché è dedicata a Massimo, da un amico che è andato via troppo presto e che oggi è il nostro sesto cavaliere. Oppure il derby della Lanterna, che si gioca tutti gli anni in estate, alla sera all'aperto, dove i partecipanti utilizzano miniature con i colori rosso più cerchiati e indossano anche la maglia del Genoa o della Sampdoria. E poi il nostro orgoglio, che è la Fontana Buona Cup, che è un torneo benefico, l'unico torneo in Italia che si gioca in un asilo, appunto in beneficenza per l'asilo. E nelle 6 edizioni disputate ha visto la partecipazione di tantissimi amici di Panno Verde che vengono con tanto entusiasmo, mi dicono che verrebbero anche a piedi. Ultimamente la nostra attività è un po' diminuita, sia per colpa del Covid, sia per problemi logistici nostri, e alcuni di noi hanno aderito anche ad altre realtà, sia del CDT sia in federazione, però i cavalieri sono vivi e non vedono l'ora di incontrarvi sui panni verdi. Ecco, questa è un po' la nostra storia che io ho provato a raccontare tra il semiserio e il romantico nel mio libro Ritorno a Subuteo. Con questo vi ringrazio, vi saluto e auguro a tutti buon Subuteo. Ringrazio Stefano per averci raccontato la storia dei Cavalieri di Moneglia, li saluto tutti, saluto tutti voi che ci seguite e mi associo agli auguri di Stefano nella speranza di vederci presto nei campi verdi, ne abbiamo tanta voglia davvero, a presto! Di un'iniziativa editoriale ma anche di una mostra sul collezionismo nella rubrica di Marco Grassini e il suo ospite in raccolta differenziata. Popolo di Yanez, sono tornato qua col mio aspetto estivo, con la mia figura comunque sia migliorata rispetto a questo inverno lungo, tenebroso e freddo, e spero che la mia luce vi passi attraverso il video e vi trasmetta quella parvenza di gioia e di felicità estiva che ho dentro di me. Boh, eccomi qua. Comunque, stasera puntata bella tosta,
sarò veloce. Intanto vi faccio vedere un pezzo della mia collezione, perché questa è raccolta differenziata e raccolgo indifferentemente, ok? George Best, lo conoscete George Best? Eccolo qua. Questa è una scatola che mi sono fatto fare personalizzata apposta per me, solo per me, di tutti i George Best con la maglia con cui ha giocato nella sua carriera. Anche quella di Hong Kong, per farmi capire. E se guardate bene, si vede anche proprio l'aspetto fisico del periodo in cui ha giocato con la squadra, diciamo, suddetta. Ecco, questo è un pezzo che ci sono parecchio affezionato, proprio perché appassionato del mitico George Best. Oggi abbiamo un ospite, sì, l'ospite, come mi garba, invece l'ospite a me, ragazzi. Non è facile trovarli gli ospiti, ma quando le trovo proprio gongolo, perché c'ho l'ospite, anch'io, come tutti quegli altri di questa trasmissione, ovvia. Vado veloce perché mi sta aspettando in macchina sotto il sole e non vorrei mi si squagliasse praticamente, sicché non voglio sentirmi responsabile sulla sua salute. L'ospite è Fabrizio Sonnino, che insieme a Fabrizio Fedele stanno mettendo su una cosa bellissima, intanto un libro e poi vi dirò anche cosa dopo. Buongiorno Fabrizio. Ciao Marco e grazie per avermi contattato e per l'interesse mostrato per il libro che assieme all'amico Fabrizio Fedele abbiamo intenzione di dare alle stampe a breve scadenza. Bello, 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 bello. Ma dimmi un po', ma com'è che mi è venuta l'idea di fare questo libro? L'idea del libro è venuta a Fabrizio Fedele, il quale inizialmente aveva distribuito una sorta di questionario ai suoi amici subbuteisti, nel quale chiedeva come avevano conosciuto il gioco, dove avevano acquistato le prime confezioni, quando avevano cominciato a fare qualche torneo ufficiale. Si è reso conto che il materiale a disposizione era talmente tanto interessante che forse sarebbe stato il caso di mettere un po' più ordine a tutta questa serie di informazioni. Questo anche perché talora la memoria degli interpellati poteva fare difetto e quindi i racconti potevano essere incompleti o imprecisi. Di conseguenza, volendo dare a tutto una contestualizzazione storica, tra molte virgolette, il più precisa possibile, si è rivolto al sottoscritto, sapendo che io a suo tempo avevo buttato giù una sorta di cronologia sintetica dell'attività di Subbuteo e poi calcio da tavolo in Italia. In realtà io, per una curiosità mia, avendo iniziato a giocare verso la fine del 77, avevo cercato di ricostruire con la maggiore precisione possibile quando il gioco avesse cominciato a essere venduto in Italia, quando da questo si fosse pensato ad organizzare i primi tornei agonistici, quando e perché si fosse pensato di mettere in piedi il primo campionato italiano, e via via, cercando di mettere a punto e completare questa cronologia, sono emerse altre curiosità. Tanto per fare qualche esempio, nel 1974 venne assegnato il primo titolo italiano individuale. Due anni dopo venne riassegnato questo titolo e fu inaugurata anche la categoria juniores, ma perché l'anno prima, nel 1975, non era stato assegnato alcun titolo? Perché nell'84 non c'era stato nessun titolo squadre federale assegnato? Di conseguenza, su sollecitazione sua, ho cercato di trasformare quella che era una cronologia sintetica in una specie di cronistoria dell'attività agonistica in Italia, cercando di dare risposta a tutti quei quesiti, a quelle curiosità e di correggere tutti quegli errori, imperfezioni o cose raccontate erroneamente che nel tempo si sono trascinate nella storiografia dell'attività agonistica nel nostro paese. Ho dovuto anche aprire una finestra su quella che è stata la reazione dei primi organismi internazionali e della prima associazione nazionale creata in Inghilterra, che è il paese d'origine del gioco. E il gioco è del precursore del gioco del Subbuteo Table Soccer. Difatti c'è un capitolo nel libro che parla pure del Newfoot, che
che è sicuramente il gioco da cui Videlago fa trasse ispirazione nel mettere a punto il gioco del Suburbio Temple Soccer. Il museo itinerante. Ragazzi, questa è un'idea meravigliosa. Com'è che intendete svilupparla in pratica? L'idea del museo itinerante è strettamente collegata al tema del Neofuti che ho poc'anzi menzionato. E anche questa idea è di Fabrizio Fedele. Di che cosa si tratta? Praticamente nel momento in cui si riprenderà a giocare durante i tornei c'è l'intenzione, secondo la disponibilità degli organizzatori di ogni singolo evento, di allestire un piccolo stand nel quale verrà presentato il libro e verranno esposti pezzi importanti della collezione di Fabrizio, che è anche un grande collezionista. E quindi verranno mostrati gli omini del Neofuti nella loro trasformazione durante l'arco del tempo e così come le miniature del Suburbio. E quindi sarà un'occasione per spiegare agli interessati e ai curiosi qual è stato il pretesto che ha permesso a Peter Adolfo di poter mettere in commercio un prodotto praticamente simile. C'è la leggenda metropolitana secondo la quale Peter Adolfo poté mettere in commercio il suo di gioco perché Keeling non aveva brevettato il Neofuti. Questo è falso. Le miniature e molti degli accessori ideati, creati e prodotti da Keeling furono regolarmente brevettati e questi brevetti furono puntualmente rinnovati nell'arco del tempo. Ecco, queste ed altre chicche possono essere elemento di soddisfazione della curiosità di tutti gli interessati che durante un torneo possono sfogliare il libro, se credono acquistarlo, e osservare anche con curiosità e ammirazione i pezzi della collezione di Fabrizio. Dicevo, visto tutto questo lavoro che state preparando, ma a Subuteo giochi, ci dedichi un po' di tempo? In questa stagione sportiva sono tesserato per l'abruzzese Best Gent, il club di Fabrizio Fedele. E considera che io mi tesserai per la prima volta il 14 dicembre 1977 e al di là di qualche interruzione nel corso di questi 44 anni dovute a scelte personali o a periodi di sospensione disciplinare da parte di alcune federazioni che si sono nel tempo succedute, con questa sono 38 stagioni di affiliazione alle varie federazioni che hanno sovrainteso l'attività agonistica in Italia. Mi sembra che in Italia c'è soltanto uno che ha più anni di tesseramento del sottoscritto. Oggi come oggi il tempo che dedico al gioco è relativamente poco, faccio qualche amichevole ogni tanto con qualche amico, però in prospettiva della ripresa dell'attività agonistica per dare una mano al club di cui faccio parte adesso, soprattutto nelle competizioni a squadre e in quelle di Subbudio, eventualmente riprenderò ad allenarmi con una certa regolarità. Fabrizio, grazie mille della tua spiegazione, della tua illustrazione di questo progetto, che spero venga velocemente alla luce, e prometto che come presidente del Maremma Subbuteo sarò il primo a chiamarvi per questo museo itinerante e per pubblicizzare il vostro libro, che sicuramente sarà bellissimo. Va bene Marco, grazie di nuovo per l'interesse mostrato per l'iniziativa di Fabrizio Fedele, al quale io ho cercato di dare una mano. E ci vediamo presto. Io ti ringrazio ancora e spero nel caso di poterti trovare anche sui campi di gioco. Ciao Fabrizio. Popolo, la puntata finisce qui e io me ne andrei sinceramente, perché penso di aver preso un po' di tempo abbastanza sostanzioso oggi a Massimo, vero Massimo? Che vi dico, io mi metto il costume e vado al mare. Alla prossima, ciao ne! E dal collezionismo passiamo subito ai pittori del Subbuteo, con Subbuteo Tommo e il suo ospite nelle luci di artista. A te Tommaso.
Cari amici di Yanez Subbuteo's Life, ben ritrovati a una nuova puntata di Lucida Artista del Subbuteo. Oggi andremo a trovare Massimo Alemanno del Subbuteo Club Dinamo Somalia di Roma, che ci mostrerà la sua grande passione, la sua enorme passione per il Subbuteo e le sue doti pittoriche. Quindi bando alle ciance, vi lascio alle immagini di Massimo e ci vediamo più tardi, dopo il servizio, per i saluti finali. Vai Massimo, la parola passa a te. Cari amici, buonasera. Mi chiamo Massimo Alemanno, qualcuno di voi mi conosce su Facebook, e faccio volentieri questa intervista per ringraziare Tommaso, anzi sono onorato che mi ha dato questa possibilità di parlare per quello che molti chiamano le mie opere, quando invece di fatto è un mio hobby e fatto in maniera appunto amatoriale. Comunque, non vi annoio, sono di Roma, ho 53 anni. Come tutti sono nato col Subbuteo negli anni 70, quando di squadre se ne possedevano 4-5. E poi è proseguito negli anni 80, la passione si è spenta, diciamo, al liceo, come penso quella di molti. Poi è successo che la Fabbri, qualche anno fa, ha dato la possibilità a tutti di svegliare, a tutti noi di svegliare il bambino che c'era, che albergava, si nascondeva, e stavolta usciva fuori con un po' di soldini. E quindi, come tanti, mi sono scatenato a collezionare, ma come collezionista. Però poi il collezionista non basta più quello che trova, ma se è curioso, se gli piace leggere, se gli piace viaggiare, vuole fare da solo, vuole completare le serie, farsene altre, vuole creare. E quindi, ripreso mano e pennelli, hanno sostituito i vecchi stuzzicadenti, i vecchi spilli degli anni 70, l'acrilico ha preso il posto dei terribili smalti ambro, dove non potevi sbagliare, dovevi sovrapporre, dovevi vari strati. Ovviamente quando mi trovo a restaurare squadre è una vera e propria opera di archeologia, diciamo, ludica. E così ho cominciato a viaggiare con la testa prima di tutto negli altri continenti, ho ripreso a vedere che era successo al calcio in America. Ho scoperto quello africano, ho scoperto quello asiatico, quello oceanico, ho completato le sudamericane, le provinciali italiane, tutte le europee che pensavo non uscissero, perché invece poi la Fabbri ci ha proposto con la leggenda vintage, e ho completato le nazionali. Insomma, praticamente ho riempito una stanza che ho la fortuna di avere a studio, e quindi che dopo di questa piccola chiacchierata vi illustrerò. Quindi ho cominciato a viaggiare nel passato, e quindi la cosa è cronaca di questi giorni, a trovare le squadre di campionati sempre più strani, sempre più indietro nel tempo, i campionati pioneristici, grazie poi alle case tipo Top Spin piuttosto che alla Santiago, che permettono con i nuovi omini di essere sempre all'altezza, ho cominciato a esplorare anche lì nuovi mondi. Mi sono divertito, mi sto divertendo. Stavo dicendo dello spazio, lo spazio per quanto ne abbia l'ho riempito. Quindi ho cominciato a cercare di condividere un po' questa mia passione con tutti gli altri, e così ho cominciato anche a mettere in vendita qualcosina. Non dai miei collezioni personali, faccio solo punto terzi. E quindi vi ringrazio, ringrazio tutti i miei amici, ringrazio Tommaso che ha dato questa possibilità, e adesso bando alle ciance, fate un viaggio nel mio mondo e nel frattempo viva il Subbuteo. Ciao a tutti. Allora amici, come promesso, il nostro viaggio attraverso le Fabbri comincia proprio sull'Africa, dove sono squadre a completamento dell'Africa nera e dell'Africa araba. Quindi potete vedere tutte quelle che sono state realizzate in parte dal Subbuteo originale e in parte dalla Fabbri solo l'Alale egiziana. Qui come vedete c'è un contorno sudafricano e un contorno di quelle più titolate. Queste sono le scatole, il retro delle scatole che io customizzo per quanto riguarda il modello Fabbri, con i tunisini dell'Esperance, gli egiziani dello Zamalek, i sudafricani dell'Orlando Pirates, i Kaiser Chiefs, sempre sudafricani. Faccio vedere qualche dettaglio. Ai guineani dell'Africa Cronacri e della Sante di Kotoko, la Sante di Kotoko del Ghana, Mafia di Cronacri, una delle formazioni più titolate negli anni 80, quella grande H che campeggia,
E infine, chi si ricorda il famoso Mazembe, sfidante dell'Inter del triplete a Dubai. Voglio farvi vedere, rappresenta la serie derby, nella quale ho riciclato praticamente, nel fare derby di tutto il mondo, i più particolari, ho riciclato tutti i tipi di squadre. Quindi abbiamo, in questo caso, nel derby di Belgrado, abbiamo gli Scarecrow, meglio conosciuti come il punto di spaventapasseri, ecco la stella rossa al Partizan. Poi abbiamo il classico bogotano, ovvero il derby di Bogotà, l'Unione Santa Fe contro il Millonarios. Ecco dei bellissimi zombie, finalmente valorizzati e salvati a un destino infame. E nel derby di Sheffield abbiamo lo stile derby della città d'acciaio, dell'acciaio, abbiamo dei Walker. Chiudiamo con le HV. Qui si va dalle replay, dal Canon di John Decameronensi anni 80, delle old HV, la Juventus del 60, vedete Sivoli in prima linea. Poi partiamo con squadre molto antiche, con lo Sheffield, la prima squadra al mondo, però. I Wanderers. E poi proseguiamo infine con il recupero di alcune HV originali. Questo è un Benfica del 1960, totalmente recuperato. Proseguiamo con l'esotico, i Papuani delle Cari United, finalisti al Mondiale del Club nel 2010. E per finire un recupero con gli ormai celeberrimi Tampa Bay Rowdies, con le loro maniche giallo-verdi, tutte le recupere di squadre originali, e finiamo con un recupero complessivo, quello del Chelsea, come vedete un Chelsea originale recuperato totalmente, anche se molti storceranno il naso. E un Saint-Étienne parzialmente recuperato. Le decal che c'erano non le ho toccate, praticamente sono limitato a rimpolpare il colore verde, a intervenire dove proprio necessario, dove erano proprio molto scrostate, alcune teste infatti sono io. Ho lasciato addirittura i trasferibili originali, ripresi i colletti per il tricolore francese, secondo lo stile Kent, cioè ingrandendoli abbastanza. Io spero che questa carrellata, vi sarete resi conto, è solo parziale, perché la mia produzione forse non sarò il più bravo, anzi sicuramente ho visto degli artisti veri in questa cosa, ma sicuramente sono il più prolifico e sicuramente sono il più maniaco. Ragazzi, che vi devo dire? Forza Subbuteo e dai! Ed eccoci, come si dice in gergo, rientrati in studio, e ringrazio Massimo Alemanno per le splendide immagini che ci ha inviato. Come al solito ringrazio Massimo che mi dà la possibilità di condurre questa rubrica. E niente, io vi invito sempre ad inviarmi i vostri contributi via Facebook, via email, via Massimo, come volete voi. Come al solito io dico, non ci interessa le doti pittoriche, ma ci interessa la passione che voi avete per il Subbuteo e chiaramente anche per la pittura delle miniature. Con questo vi saluto e vi auguro un buon Subbuteo a tutti. Arrivederci. È giunto adesso il momento di rivelare il nome del vincitore della patch tra gli iscritti della nostra pagina, lo ricordiamo ancora, della nostra pagina Facebook, del nostro canale YouTube e tra i follower di Yanez Subbuteos Life su Instagram. E il vincitore di questo mese è Pietro Cammilli, che riceverà quanto prima la patch a casa. Quindi Pietro, grazie di seguirci. Mi voglio anche scusare perché abbiamo avuto, a causa sempre del periodo che abbiamo attraversato, un ritardo per quanto riguarda le patch dei due mesi precedenti, per cui arriveranno comunque entro la fine di luglio a casa dei due vincitori delle patch, e vi prego ancora di scusarmi per il ritardo, ma state tranquilli, entro il mese di luglio arriveranno. Come consueto finiamo la puntata con il racconto del nostro cantore della Dive Opale, Alfredo Granato, e la sua rubrica Gli eroi della domenica.
Ben trovati a Netsmani. È giunto il momento di parlare di calcio italiano e di un gruppo di squadre che ne hanno fatto la storia, le cosiddette provinciali. Bene, devo dire subito che è difficile dare una definizione univoca per questo termine nella sua accezione sportiva. Nel tempo infatti ha assunto contorni variabili ed incerti. Diciamo però che, per semplicità, mi riferirò a quei club non metropolitani, né di città capoluogo di regione, quindi di città di medie o piccole dimensioni, per l'appunto una volta definite provincia, celando una nota lievemente dispregiativa da parte degli ambienti cittadini. Aggiungerei anche una caratteristica: parliamo anche di piccole squadre che in qualche modo sono state una sorpresa al massimo livello nazionale in un certo periodo della loro storia. Come sappiamo, il calcio, o meglio il football, arriva in Italia alla fine dell'Ottocento seguendo le rotte commerciali, ponendo quindi le sue basi nelle grandi città portuali ed industriali, sia del nord che del sud. Favorite da stretti rapporti con i britannici, ma anche con svizzeri e francesi, popoli questi fra i primi ad accogliere il nuovo English Game in continente. In realtà è esistito contemporaneamente anche un calcio cosiddetto ginnastico, più strettamente italiano, simile ma distinto dal football, che ebbe il suo culmine a cavallo fra 800 e 900 e si estinse poco prima della Grande Guerra, ma di questo forse ne parleremo in una delle prossime puntate. Il football d'importazione, pur essendo bollato come passatempo per aristocratici e borghesi, nell'accezione popolare tutta gente che non aveva nulla da fare, ebbe invece una rapida e rapidissima diffusione in tutto il regno. Da subito, si può dire, nascono anche le prime provinciali nel famoso quadrilatero piemontese, raccolte in un fazzoletto di terra, Novara, Alessandria e soprattutto le terribili Casale e Provercelli, separate da pochi chilometri, ma anche da una acerrima rivalità, fino anche nei colori sociali contrapposti, neri e selvati primi, bianchi secondi. Ebbene, da queste antiche provinciali, ben 7 scudetti la Pro e uno per il Casale, ma tutti nei primi 2 decenni del secolo scorso, nasce l'essenza del calcio come sport popolare in Italia, ancora in un'epoca semidilettantistica. Parliamo di squadre che potevano contare su un pubblico appassionato e sempre presente, su un vivaio di ragazzi inesauribili, complice la competizione con i vicini e un giro infinito di derby, spesso giocati su campi inespugnabili, che la leggenda vuole resi ai limiti dell'impraticabilità per mettere in difficoltà gli avversari. Addirittura nel 1922 i club provinciali esprimono 2 campioni nazionali, la Novese di Novi Ligure per la FIGC e la già citata Provercelli per la neocostituita Confederazione del Calcio Italiano, una specie di Superlega antelittera, che raccoglieva le istanze dei club più ricchi e attrezzati per creare un campionato nazionale, non più articolato in tanti gironi regionali, con avversari poco competitivi. Entrambi i titoli furono riconosciuti, arrivando presto a un compromesso che avrebbe portato a una diversa organizzazione fino alla creazione del girone unico nel 1929-30, cioè le attuali Serie A e Serie B, vero spartiacque del calcio italiano. Nell'immediato dopoguerra, in piena epoca del Grande Torino, stagione 1947-48, la neopromossa Salernitana tenne testa a squadre ben più attrezzate, praticando un gioco difensivista con il cosiddetto Via Neva, ideato dal calciatore granata Antonio Valese e adottato dall'allenatore Gippo Viani. Ma non bastò. Nonostante la strenua difesa, la Salernitana retrocesse per un solo punto, non senza polemiche per presunti torti arbitrali. Il modulo innovava consistentemente il cosiddetto sistema con l'introduzione del libero e del falso 9, come si direbbe ora, anticipando la tattica difensiva alla base dei successi internazionali degli anni 60 delle milanesi di Nereo Rocco ed Elenio Herrera. Proprio il Baron Rocco, per inciso, aveva già portato sugli altari la sua Triestina, sorprendente seconda classificata nel 1948, ed il Padova, terzo classificato 10 anni dopo. Andiamo, ma sabato, indormensi tutti, mi ha detto che te c'eremo anche il servo. Andiamo ragazzi, dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti. Non so perché che servi, ma va bene. Domani faremo un allenamento solo la mattina. Chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua da noi.
Come non ricordare poi squadre padane che hanno fatto epoca a cavallo fra gli anni 50 e 60, da SPAL del commendator Paolo Mazza, figura multiforme, allenatore, tecnico federale e presidente, nonché re del calciomercato e delle plusvalenze di allora. Il Mantova, che partendo dalla quarta serie diventò il piccolo Brasile, ingaggiando l'oriundo Sormani, già compagno di squadra di Pelé nel Santos, ma anche grazie a uno spregiudicato abbinamento con un ricco sponsor, l'azienda petrolifera Ozo, in pieno boom economico, che portò in dote anche i colori biancorossi e una bella maglia con fascia diagonale. A proposito di colori, sono stato sempre particolarmente attratto dalle maglie particolari di alcune provinciali che hanno calcato le scene del massimo campionato italiano. Per esempio, il Legnano dall'insolita maglia lilla, la Propatria riconoscibile dalle strisce orizzontali bianco-blu in stile rugbistico, il Lecco in celeste blu, la Cremonese grigio-rossa e le rondinelle del Brescia con la B sul petto. Casualmente ho appena citato tutte squadre lombarde, terra operosa in cui abbiamo anche l'Atalanta, una volta considerata il vero prototipo delle provinciali, club citato spesso come modello ideale per il radicamento sul territorio, per l'attenzione maniacale al vivaio e alla scoperta di giovani talenti stranieri. Certo che ora è strano citare l'Atalanta fra le ex provinciali, ora che è fra le big del calcio europeo con i suoi campioni e con una presenza stabile nei massimi tornei continentali. E allora, come dimenticare, nei tanti campionati di Serie A di due squadre miracolo, entrambe nelle prime pagine degli album Panini, se non fosse altro per la loro iniziale. L'Ascoli dell'indimenticato Costantino Rozzi, che ho già omaggiato nella puntata sulla scaramanzia. Senti, parliamoci molto chiaramente, ho 26 anni, siccome sono abbastanza intelligente, io l'ho dimostrato non nel calcio, anche nel mio lavoro, permetti che dopo 26 anni di panchina ne capisco quando è loro che magari ci hanno 3 anni di panchina, parliamoci chiaro, pure questo lo voglio dire, no? Sono anche tifosi questi che hanno visto l'Ascoli arrivare in classifica in Serie A. Ha visto l'Ascoli giocare ad altissimo livello, ha visto l'Ascoli battere il Milan, battere l'Inter, battere la Juventus. Cazzo, mica siamo proprio dei cosi, mica siamo venuti la Serie C. È l'Avellino del vulcanico presidente Sibilia, ben 10 stagioni consecutive trascorse per lo più nella massima serie degli anni 80, che all'epoca era davvero il campionato più bello del mondo. Paolo Rossi, sempre ricordato e amato dai tifosi italiani, ha curiosamente militato in ben 3 provinciali di lusso, dai successi del Lanerossi Vicenza, il cosiddetto Real Vicenza del 1977-78, al famigerato passaggio nel Perugia, che dopo lo strabiliante secondo posto del 78-79 avrebbe dovuto fare il salto di qualità e invece finì per essere coinvolto e coinvolgerlo nello scandalo delle scommesse, fino a chiudere la carriera nella Fatal Verona, in quella squadra che diventò da guastafeste a protagonista con lo storico successo del 1984-85, con l'apoteosi che forse chiuse per sempre l'epoca delle provinciali nel calcio di una volta. Chiamiamola pure l'umanità di questo scudetto, perché il Verona è stata una squadra di seri professionisti, una squadra che è rimasta modesta nei momenti più trionfali della sua annata ed è stata grande soprattutto nei momenti difficili, superandoli proprio con la coesione umana del suo allenatore, dei suoi dirigenti, dei suoi giocatori. Paglioli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh? Ma ce lo meritiamo tutti. Quando pensi di aver vinto questo scudetto? Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus. Alla Juventus di giungere ad un pareggio che sarebbe una beffa per il Verona, ma ora c'è Elkjær che supera Pioli. Elkjær in area, Elkjær in area. Rete! Preben, Elkjær, Larsen, è partito da metà campo, ha infinocchiato Pioli e Scirea, se n'è andato tutto solo sulla fascia sinistra, ha stretto verso il centro, ha fatto un gol. Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
ma forse perché ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Forse però il vero colpo di coda fu il Foggia dei primissimi anni 90. I Satanelli, già famosi per il mago di Tullio, Ronzo Pugliese, colorito e scaramantico, ingaggiarono sul finire degli anni 80 un altro mago, il ceco Zdeněk Zeman, altro rivoluzionario del calcio italiano, tuttora considerato il vero guru per il gioco offensivo, che seppe imporre alla sua squadra, valorizzando giovani sconosciuti. Pochi risultati in carriera, ma tanto spettacolo e tanto affetto dai tifosi. Chiudo questa panoramica, gioco forza parziale e lacunosa. È impossibile non solo definire, ma anche citare tutte le provinciali che hanno lasciato un segno nel calcio italiano. Mi perdonerete per le inevitabili omissioni, ma il tempo a mia disposizione è finito. E come diceva il maestro Vujadin Boškov, rigore è quando arbitro fischia. Ci rivediamo alla prossima puntata. Io, voi e la Divina Palla. La puntata finisce qui. A me non resta altro che ringraziarvi per seguirci sempre con così tanto affetto e sempre così numerosi, per ringraziare i miei pazientissimi compagni di viaggio, tutta la redazione, il più paziente di tutti, il mio partner in crime, Luca Mediatore, per anche lui per essere sempre così stoicamente paziente nei miei confronti. A tutti voi vi auguro un buon riposo, delle buone vacanze e un buon subuteo. Ci vediamo a settembre. Ciao!